Cari amici, buongiorno. Anzi, oggi pace proprio dobbiamo dire pace e bene. Perché pace e bene? Perché siamo all'ombra, se vogliamo, perché ogni tanto fa capolino il sole, all'ombra di un albero che è collegato necessariamente alla pace, l'olivo. La pace perché nella storia, no, quando diciamo nella Sacra Scrittura è incominciato ad essere presente quest'albero, è il momento in cui Noè, dopo il diluvio universale, ha mandato questa colomba e questa colomba si è ritirata per vedere se le acque erano diminuite e questa colomba si è ritirata con un ramoscello di olivo. E quindi, ecco, era il segno della pace avvenuta tra l'umanità e Dio, e anche tra l'umanità e la natura, no? Che aveva creato sofferenza veramente grande per il resto dell'umanità. Noè e la sua famiglia si era salvata, e con lui anche tutte le specie degli animali. Ecco il segno della pace, che poi diciamo che ha continuato ad essere presente, no? Questo segno nella Sacra Scrittura, anche quando Gesù entra a Gerusalemme, è un momento di pace, di riconciliazione, di amore, di generosità della gente, porta sempre i ramoscelli di ulivo che vanno incontro al Messia. Ecco, quindi è l'albero caratteristico particolare della pace. Ma diciamo, ecco, che al di là di questo simbolo, però l'ulivo, diciamo che è qualche cosa di veramente buono, ottimo, che è veramente utile, no? per tutto, per la vita umana, per le nostre varie situazioni. Ecco, però ti chiedevo, Francesco, ecco, noi siamo in un luogo particolare del Gargano. Diciamo che domenica scorsa stavamo sui boschi, no, dietro San Giovanni. Adesso siamo sotto San Giovanni. Adesso siamo scesi giù a valle, no? Quindi questi spazi, questo ambiente, come si chiama? Qua si chiama località Sant'Andrea. Sant'Andrea. Fa parte delle Matine, la zona, diciamo, pedemontana, che arriva quasi a Manfredonia, viene chiamata tutta Matina. Poi ci sono le varie contrade, Capone, Quattro Carri, sì. Qua si chiama Sant'Andrea. Sant'Andrea, bello, insomma, ecco, collegato anche a un nome bello di un apostolo. Va bene, insomma, quindi questo. E la produzione com'è qui, insomma, in queste zone? Ma allora, in queste zone non sono zone molto produttive come quantità, però la qualità è eccezionale. Primo perché non vengono assolutamente trattate chimicamente, e secondo perché è proprio una zona, queste zone declivi, un po' collinari, danno una resa molto alta. Qui in questa zona addirittura qualche anno abbiamo fatto il 28%, che è tantissimo. Sì. Annate come questa che non è piovuto, comunque non si scende mai sotto al 20%. È bello, sì, insomma, sono generosi questi, sì, alberi, molto, no? Generosi. Sì. L'altra cosa che volevo chiedere, no, perché venendo qui ho visto che i terreni non sono veramente proprio completamente liberi dai sassi, no? Sono abbastanza pieni di sassi, e stavo notando anche qui, se poi possiamo vedere, qui ci sono proprio dei pezzi di roccia, sì, diciamo, no? Che emerge. Quindi questi alberi sono, diciamo, radicati in mezzo, e poi grazie proprio alla presenza di queste pietre non si seccano durante le stagioni poco piovose, come è stato quest'anno, e comunque sono riuscite a produrre, perché le pietre, queste pietre, mantengono una parte dell'umidità. Quindi le radici, che veramente sono lunghissime, estese, vanno a cercare l'umido sotto queste pietre, queste sembra un selciato, sì, sì, quasi. Lì proprio si vede che qualche cosa di, ecco, largo, molto spazioso. Non sono tanti sassi che si vedono, sì, qui, sì, quando c'è proprio roccia.
Oggi come oggi, diciamo, ecco, tu parli sempre di olio extravergine, no? Sì. Oggi come oggi ci sono queste denominazioni, no? Certo. Però io penso che anche quando eravamo ragazzi, quando io ero ragazzo, perché tu sei ancora Sì, giovane, giovanissimo. c'era sempre questa presenza dell'olio, cioè Sì. era l'elemento più usuale, più abituale della cucina. E anche quando si voleva fare una cosa veloce, veloce, tipo pane e pomodoro, Allora, ci voleva l'olio. l'olio per forza, Tipo certo. l'insalata, ci voleva l'olio, la cosa essenziale, diciamo. Anche se non aveva questa denominazione di extravergine, Extravergine. però allora forse era Allora, ancora esatto. meno inquinata perché era proprio Sì, genuina allora la l'olio, cosa, no? guarda che mi sono sporcato le mani Ecco, di olio tenendo in mano le vedi, olive perché sono quindi molto ricche di queste. olio. Poi per quanto riguarda cioè le caratteristiche, gli aspetti, anche i benefici che vengono da quest'olio, poi ce ne parlerà Giuseppe sicuramente ci l'esperto, dirà tantissime ecco, cose. sì. Anche il Vangelo ci parla, quando si parla del samaritano, il buon samaritano che ha curato le Le ferite ferite, con certo, il vino e l'olio. l'olio. Il vino, non lo so, forse per disinfettare No, forse il e vino gliel'ha fatto bere così non capiva più. non, No, anche e sulle poi, piaghe, sì. sulle ferite, metteva questo aspetto per dire come l'olio profumato che scende sulla barba di Aronne, insomma, quindi l'olio poi diciamo che possiamo, poi ne parleremo anche dal punto di vista spirituale, no? Che si usa L'olio nei santo, sacramenti, certo. no? Quindi è quello che accenniamo oggi, che soprattutto Gesù è il nome che è stato dato al Figlio di Dio incarnato, ma poi è stato messo il Cristo. E Cristo significa appunto unto, Unto. quindi è proprio nella presenza, anche nella persona di Gesù, è stato questo riferimento all'olio che serviva per ungere i re, per ungere i sacerdoti, i profeti, tutte quelle persone che si collegavano molto di più alla presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E oggi poi ne parleremo un po' anche per quanto riguarda i Bene. sacramenti. Bene, Benissimo. questo è un po', ecco, un po' gli aspetti di questo albero che ci nutre con i suoi frutti e ci dà anche tanta, tanta energia, tanto beneficio. È vero, Certo. al di là di quelle che si dice oggi, si parla i grassi e tutte queste Ma cose, ma per l'olio l'olio non si d'oliva è un parla. Ecco, grasso che fa bene, diciamo, se, ovviamente non è senza come si dice esagerare. grassi saturi, I come si dice? grassi saturi sì, sono quelli diciamo di origine animale in Ecco, particolare. invece questi di origine Vegetale, alberesco, vegetale, vegetali, sono buoni, sì, diciamo, certo, fanno molto bene sono al insaturi e nostro quindi sono. Poi organismo. E Giuseppe ci spiegherà bene. allora raccomandiamo di usare, sempre con parsimonia, sempre nel modo giusto, l'olio L'olio. extravergine di olivo, accontentandoci soprattutto di quelle pietanze semplici, no? Semplici. Un bel pane e No, pomodoro ho un pancotto. o un pancotto, un pane e pomodoro con un bel po' di origano sopra e l'olio di olivo. Buona giornata, Ci vediamo dopo. ci vediamo. Ecco, dopo aver parlato dell'albero, dell'ulivo, come anche del frutto di questo ulivo, le ulive, e abbiamo visto anche un po' cosa producono, cosa non possono donare questi frutti, siamo venuti qui nel frantoio di Calderoso, che è la fattoria di Padre Pio, Dell'immobiliare collegata al dell'ospedale. Casa Sollievo della Sofferenza. Ecco, siamo in questo ambiente che è un antico granaio, e però in fondo, lo sfondo nostro, anche questo rumore, è il frantoio di questa azienda. Quindi siamo venuti perché, prima di tutto, ecco, sinceramente, per gustare quest'olio nuovo che si sta producendo, no? Ecco questo. E poi anche per dirvi che, ecco, ci sono queste situazioni, questi lavori che si fanno perché dalle olive si possa produrre un buon olio. Certo, È e vero? poi spiegheremo tutti i passaggi per la produzione proprio dell'olio. Dell'olio. E però noi qui a
adesso ci abbiamo un po' di, diciamo, di classico, no? Il pane abbrustolito con l'olio. Pane abbrustolito con quest'olio nuovo che è uscito da questo frantoio. Ecco, io non sono solo io che voglio gustarlo, no, potete gustare, lo dovete gustare voi, tutti, no? Anche se avete già gustato. Grazie. Veramente buono. In genere, sì, qualche altro olio era molto più piccante. Questo proprio grazie al blend di olive che raccogliamo, perché c'è la parmezzana, c'è l'oliarola carganica, c'è la coratina, dà la possibilità di rendere quest'olio subito mangiabile, non forte, non spigoloso. Ecco. Proprio questa è la, sono è le la varie bellezza. Olive. Tante varietà diverse di olive che lo rendono subito amabile come sapore. Quando è monocultivar spesso può capitare che l'olio sia estremamente spigoloso o troppo amaro o troppo piccante. Normalmente l'olio fresco è già piccante di suo, però in base alla cultivar si sente molto l'amaro. E poi si dice, per gustare così, dice olio vino vecchio, olio nuovo, è vero? I vecchi non sempre dei vecchi, gli antichi proverbi detti, molto. Veramente buono. Ecco, poi vi conduciamo proprio all'interno di questo frantoio, dove ci vengono fatti vedere un po' tutte le varie fasi della lavorazione dell'ulivo. Abbiamo visto come le olive, una volta scaricate dal carrello agricolo che le porta con i cassoni, vengono fatte arrivare nel frantoio per caduta. Arrivate nel frantoio c'è un altro trasportatore che le trasporta verso un separatore che le separa dalle foglie, e poi vengono passate direttamente alla fase di lavaggio. Una volta passate dopo il lavaggio, con un altro nastro trasportatore arrivano nella grossa vasca nella quale ci sono le due grosse macine in granito che in pratica le frantumano, le schiacciano e danno origine a una pasta. Questa pasta poi viene fatta scendere tramite dei tubi che portano questa pasta verso il separatore, il primo separatore. Prima di arrivare nel separatore però c'è un'ulteriore rottura della pasta, perché ci potrebbero essere dei noccioli ancora interi, e quindi viene trasferita in questa gramola, in questo contenitore con una gramola e in pratica una vite senza fine che continua a girare, che serve per amalgamare tutta la massa e facilitare l'estrazione dell'olio. Dopo almeno un'ora di permanenza in questo contenitore, direttamente per aspirazione viene fatta passare in una prima centrifuga. La prima centrifuga separa i liquidi, cioè l'olio e l'acqua che è contenuta nelle olive, dalla parte solida che è la sanza. La sanza viene direttamente portata poi in un contenitore che è apposta per poterla smaltire poi sui terreni, mentre l'olio e l'acqua vengono trasferiti in una seconda centrifuga che riesce a separare l'acqua dall'olio, e poi arriva questo dono di Dio, quest'olio così buono, così pregiato delle nostre colture olive. Grazie della vostra accoglienza. Grazie a voi. E anche gli altri prodotti di Casa Sodia sono proprio buoni. E abbiamo tante possibilità di prodotti, buoni. Quindi. Grazie. Eccoci, cari amici, ci ritroviamo ancora una volta per parlare soprattutto dell'olio. Abbiamo parlato degli ulivi, abbiamo raccontato un po' la storia degli ulivi, ma anche le caratteristiche di quest'albero, che è veramente maestoso e al tempo stesso molto molto semplice. E poi ecco, abbiamo parlato anche del prodotto di quest'albero,
che è l'olio. Parlando anche dell'utilità di questo prodotto, ma oggi vorremmo parlare un po' dell'aspetto, diciamo, spirituale, no? Di questo prodotto, cioè come noi usiamo l'olio per i sacramenti, cioè qualche cosa di particolare nella vita cristiana. Ecco, pensavo, proprio perché siamo con questo sottofondo di acqua che corre, ecco, per proprio come segno di una vita nuova, noi nel battesimo usiamo l'acqua. E così invece poi negli altri sacramenti, soprattutto nella consacrazione che noi facciamo dell'altare, quando noi siamo battezzati, siamo cresimati, e l'ordinazione sacerdotale, episcopale, tutto questo, viene usato l'olio, un olio particolare che è benedetto dal vescovo, è consacrato dal vescovo il Giovedì Santo, soprattutto il Santo Crisma, no? E poi c'è anche l'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni. E questa presenza, no? In questo, diciamo, nell'olio, di una presenza forte e potente. E penso che come punto di riferimento noi abbiamo, in questa santificazione che viene attraverso l'olio, lo Spirito Santo, no? Ecco, con noi è Fra Antonio. Salve, e ci fa tanto piacere di questa tua presenza. Diciamo sinceramente, è occasionale, è capitato e l'abbiamo tirato vicino a noi. Però, siccome lui è studente di teologia, quindi è fresco di tutte le conoscenze che noi possiamo avere sulle verità della fede, allora ecco, ci può dire qualche cosa proprio di questo Spirito Santo. Leggevo qualche volta un po' di tempo fa, lo Spirito Santo, questo grande sconosciuto. Spessissimo si parla di Dio Padre, si parla di Gesù che è nostro Salvatore. Lo Spirito Santo, ecco, viene messo quasi quasi in ombra, no? E invece... Lo Spirito Santo è sempre presente già nella vita di Gesù, già dall'inizio, ecco. Con il battesimo, con il fiume Giordano, o poi anche quando sta sulla croce, mandò lo Spirito, poi quando appare come risorto, manda lo Spirito. Lui stesso ne parla tante volte, dice: io quando sarò via manderò un altro, il Paraclito, che vi accompagnerà. Consolatore, diciamo, sì, e che sarà con noi. Quindi non c'è lo Spirito di Dio con cui non siamo lasciati soli. Per questo tu hai fatto riferimento al fatto che sto studiando in questo periodo la teologia, per questo dai libri, no? Dalle lezioni con i professori, da quello che ci dice la Chiesa, abbiamo un po' studiato che il vero nome dello, non il vero nome, il nome proprio dogmatico dello Spirito è dono. Perché lo Spirito è questo dono che intercorre fra il Padre e il Figlio, questo amore che, diciamo, che lega i due nella Trinità. Sono concetti anche forse un po' difficili da afferrare, però magari tradotti in maniera un po' più semplice, lo Spirito Santo è questo amore che unisce Padre e Figlio e con cui noi siamo uniti a Dio. E perché per l'olio torna molto utile, fa riferimento all'olio, perché l'olio ha questa particolarità di essere, su tutto ciò su cui viene versato, si effonde, entra dentro, non è come penetra, l'acqua, è penetra. Penetra. E così anche lo Spirito Santo, questa vita di Dio che penetra in noi, ed è il nostro compagno di vita che Cristo ci ha lasciato, perché ogni volta che dobbiamo prendere una decisione, dobbiamo capire come la nostra vita cristiana deve andare, cosa fare nei nostri rapporti, nel rapporto anche stesso con Dio, cosa fare, è lo Spirito che dobbiamo chiedere, dobbiamo invocare, è Lui che ci accompagna a incarnare, a fare una vita concretamente cristiana. Quindi Spirito a volte si crede un qualcosa di etereo, di opposizione, ma quando si parla anche di vita spirituale, è una vita cristiana nel quotidiano, concreta, quello, diciamo, che dice Papa, sì, Francesco, i santi, ecco, della vita quotidiana. Sì, e quindi questo è importante, diciamo, che la presenza dello Spirito Santo nelle realtà quotidiane nostre, ma anche della comunità cristiana, no? E poi credo che sia importante anche che anche nella nostra vita realizzi quello che
è la vera santificazione, cioè la comunione totale con Dio, con il Signore, nel dono della, diciamo, della salvezza che noi abbiamo ottenuto grazie a Gesù. Poi c'è questa santificazione, questa crescita spirituale attraverso lo Spirito Santo. E allora, fratelli e sorelle, io credo che sia importante che noi conosciamo, approfondiamo un poco ciò che possiamo sapere di questo Spirito Santo. Lo preghiamo, lo vogliamo invocare con tanta insistenza e con tanta fiducia, ma soprattutto penso che sia importante che noi cerchiamo di far agire Lui nella nostra vita, no? Essere docili a questa azione dello Spirito Santo che ci porterà senz'altro prima di tutto alla pace e alla serenità su questa terra e poi soprattutto a una comunione totale e profonda con il Signore. Ecco, ci risentiamo, grazie di questa vostra attenzione e vi auguriamo veramente tanto bene e con il saluto francescano di pace e bene a tutti. Volevo dire che ecco, ci ritroviamo qui vicino a un po' di olive ma anche a qualche altra cosa e volevo ricordare che l'olio, abbiamo parlato dei benefici spirituali che noi possiamo ricevere con questo prodotto dell'ulivo, ma che è consacrato, che è benedetto, e quindi anche attraverso questo prodotto naturale, ecco, il Signore si serve per curare la nostra anima, il nostro cuore. Si usava dire mens sana in corpore sano, certo. No? E quindi il dottore ci vuole illustrare un poco anche tutti, non soltanto i benefici di cui abbiamo parlato dell'anima, ma anche quelli che ci dona l'olio per il nostro corpo. Certo, sappiamo appunto che fra gli innumerevoli simboli dell'ulivo c'è anche il simbolo della salute, e questo non a caso. Infatti l'olio, o comunque anche le olive, hanno numerose proprietà benefiche. La dieta mediterranea, che ha un riconosciuto effetto benefico ormai ed è presa ad esempio in tutto il mondo, ha come cardine, come prodotto cardine, proprio cardine l'olio di oliva, in associazione sì all'aglio, in associazione ai peperoni, che anche queste sono appunto sono dei frutti che hanno al loro interno delle vere e proprie sostanze ad azione farmacologica. Così anche l'olio d'oliva ha delle proprietà benefiche, proprio farmacologiche, riconosciute. Mm-hmm. Questo proprio grazie all'alto contenuto dei polifenoli. Ritorniamo sempre a parlare di polifenoli perché noi viviamo in una terra in cui i nostri prodotti benedetti sono tutti ricchi di polifenoli e l'olio d'oliva ne è ricchissimo. I polifenoli sappiamo che ci proteggono quindi dall'invecchiamento cellulare, proteggono dal cancro, aiutano a prevenire il diabete, e in particolare l'olio d'oliva, anche per la ricchezza in grassi, quindi sotto forma di trigliceridi e acidi grassi saturi, esplica questa azione protettiva nei confronti del sistema nervoso, nel sistema cardiovascolare, grazie alla riduzione dei valori di colesterolo, e un effetto diretto nella protezione dei vasi sanguigni. Ora, la cosa che sta tornando alla ribalta, e in questo ricordiamo sempre che l'industria farmaceutica, ma in genere l'industria, pone sempre attenzione a quello che all'evoluzione, alle ricerche in campo medico, è proprio quello di ricercare non nel prodotto diretto, ma anche nei prodotti associati derivati in questo caso dalla produzione dell'olio, la possibilità di ricavare dei nuovi farmaci, dei nuovi integratori. E appunto, informandomi sulle proprietà dell'olio, ho letto un interessantissimo articolo che è stato fatto fra un'università giapponese e un'università egiziana, e che è stato appunto un articolo che ha messo in evidenza come l'acqua esausta dagli olifici
essendo ricchissima di polifenoli, acqua che generalmente viene nel nostro caso depurata perché la legge prevede la depurazione, esatto, ma in alcune condizioni, magari dove c'è meno attenzione rilasciata nei terreni, quest'acqua, anziché essere appunto di beneficio, eliminata, comunque scartata, può essere riutilizzata ricavando tutte le sostanze utili, i polifenoli che sono in essa, al fine di ricavare poi dei prodotti cosmetici. E infatti non dobbiamo dimenticare che il sapone di Marsiglia, e qui ho appunto del sapone, è un sapone fatto con la soda e l'olio di oliva. Questo è un sapone naturale, posso dire che lo fa mia moglie, che abbiamo fatto appunto utilizzando l'olio extravergine di oliva, la soda, e lo abbiamo arricchito con l'olio essenziale di lavanda, che abbiamo estratto naturalmente dalla lavanda raccolta nel mese di giugno qui sul Gargano. E ad onor di prova personale devo dire che è un sapone ottimo, perché lascia la pelle particolarmente liscia, e questo in virtù della grossa quantità di grassi, naturalmente grassi naturali, della grossa quantità di anche di sostanze protettive nei confronti della cute. Sappiamo infatti che tradizionalmente la xerosi, la secchezza della cute, i nostri nonni la curavano con l'olio di oliva. Sì, bene, ringraziamo Giuseppe, il nostro dottore, che ci illustra sempre con tanta maestria anche tutte le qualità e i possibili aiuti che abbiamo attraverso questi prodotti. Ecco, quindi grazie, e ci risentiamo presto, e buon proseguimento a lei. E siamo alla conclusione di questa puntata sulle olive. Siamo qui vicino a questa macina anche perché pensiamo che questa data, no, che è stampata su questa macina ci riporta a tanto tempo fa, 1792, quindi già questa fattoria, questa azienda era già in movimento, no, in attività, anche perché pensiamo che gli alberi di olivi sono veramente secolari, no? Certo. Quindi già c'era questa azienda, e abbiamo detto che questa azienda è collegata a Casa Sollievo della Sofferenza, e quindi anche questo sguardo, questo pensiero grande e bello di Padre Pio, che voleva che i malati usassero, potessero avere dei buoni prodotti, no? In quello che era il loro fabbisogno. E andando verso la conclusione, che cosa possiamo dire, Francesco, su questo prodotto meraviglioso della nostra zona, no, diciamo un po' di tutto il Mediterraneo? Sì, tutto il Mediterraneo, ma in particolare in questa zona è un olio buonissimo, l'abbiamo anche assaggiato, e poi facendo vedere tutti i processi per la produzione. E a fianco a questa macina vedeva la differenza: prima veniva macinato e queste macine venivano mosse con i buoi, soprattutto con i buoi, e quindi era tutto un processo molto più lungo, tant'è vero che le olive si lasciavano quasi a macerare nei sacchi per diversi giorni per poter estrarre meglio l'olio. Invece oggi la mattina si raccoglie e il pomeriggio, e quindi la qualità dell'olio è sicuramente superiore. Ecco, e quindi anche a volte le tecnologie moderne ci aiutano ad avere dei prodotti migliori, e questo ci invita anche a custodire, la natura, e anche a dare la possibilità a tutti, soprattutto essendo leali e sinceri nella produzione, no?
di senza magagne, senza magagne, di usufruire, ecco, di usufruire delle cose buone che abbiamo intorno a noi, che sono sempre doni di Dio, che vogliamo sempre ringraziare. A voi tutti pace e bene, e ci vediamo prossimamente. Ciao.